Mago di Az e Friends TV, in collaborazione con Spazi, presentano Oroscopo 2021, offerto da www.investigamoney.com. Cerca in tutto il mondo denaro, fondi, assicurazioni ed eredità che appartengono a te o alla tua famiglia prima che finiscano nelle casse dello Stato. La ricerca è completamente gratuita. 2 italiani su 10 hanno proprietà non riscosse. Uno di questi potresti essere tu. Allora cosa aspetti? Vai su www.investigamoney.com e comincia adesso la caccia al tuo tesoro. È gratis. Ariete, nel 2021 sarai spinto a dare un'occhiata alle tue attuali amicizie per assicurarti che le persone intorno a te siano in linea con la persona che stai cercando di diventare e le cose a cui tieni di più. Con Saturno in acquario e il non convenzionale Urano in toro, potresti ritrovarti a rompere i legami con connessioni superficiali e persone con cui non hai più niente a che fare, in cambio di gente con cui puoi davvero essere te stesso. L'accoppiata Saturno-Urano potrebbe far emergere alcuni sentimenti difficili intorno al tuo posto nel mondo e capire a quale parte appartieni. Tuttavia, grazie all'ampio Giove, potresti prestarti per cause in cui credi e metterti in contatto con nuovi amici, amori e perfino con nuove opportunità di carriera. Toro. Con Giove che trascorre la maggior parte dell'anno nella tua 10ª casa professionale, scoprirai che le intenzioni che hai impostato e le azioni che intraprendi non avranno molto significato o impatto, a meno che tu non ci metta cuore e anima nei tuoi nuovi progetti. Accoppia questi transiti di Giove e scoprirai che ciò che vuoi e ciò per cui sei disposto realmente a lavorare cambierà in positivo. Con l'eclissi lunare in Sagittario, aspettati di confrontarti con i modi in cui potresti aver bisogno di cambiare la tua relazione con il materialismo e affrontare le tue paure sulla mancanza. Mentre l'eclissi solare in Gemelli e la tua 2ª casa finanziaria ti aiuteranno a ridefinire i tuoi valori e portare flussi di reddito molto più soddisfacenti. Quando Giove inizierà ufficialmente il suo soggiorno di un anno in Pesci, sarà il momento di ampliare i tuoi orizzonti e la tua cerchia sociale, dando più spazio all'amicizia e all'amore. Gemelli, in cosa crederai nel 2021? Sarai spinto a liberarti da costumi sociali o personali a cui ti sei ispirato finora, specialmente se ti hanno impedito di vivere la tua verità o la tua vita al massimo. Con Giove in espansione, amplierai le tue esperienze, la tua base di conoscenza e la tua visione del mondo. Anche i viaggi per motivi di lavoro o di istruzione potrebbero portarti in posti nuovi ed entusiasmanti. Se hai pensato di scrivere un libro o condividere la tua esperienza con un pubblico più ampio o globale, questo è il tuo momento. Venere, il pianeta dell'amore, ti mostrerà quando devi tirarti indietro da un attaccamento malsano, risolvere problemi legati all'intimità o ridimensionare una falsa amicizia. Cancro, devi uscire dalla tua zona di comfort se vuoi vivere il tuo potenziale al 100%. Deciderai di approfondire una connessione intima mentre impari come affrontare e a cambiare abitudini per uscire fuori dagli schemi. Tutto ciò ti darà il supporto degli amici ai tuoi piani futuri per il prossimo anno. Anche le tue finanze potrebbero trarne vantaggio nel 2021. Assicurati solo di non sovraccaricare le carte di credito con spese superflue. Quando il pianeta dell'amore diventerà retrogrado nella 7ª casa, sarà il momento di rinegoziare un accordo o riaffermare il tuo legame con qualcuno di importante. Con un ex o persone del tuo passato, prenditi del tempo per considerare se hanno ancora un posto nella tua vita. Leone, il 2021 è un anno perfetto per te, in particolare per quanto riguarda le collaborazioni e la tua carriera. Questo perché avrai il rigido Saturno arroccato nell'amichevole acquario. Potrebbe essere l'anno in cui investirai molti soldi, perché ne riceverai davvero, davvero tanti. Dal momento che quest'anno Giove, che è fortunato e abbondante, sarà anche nella tua 7ª casa orientata alle relazioni, puoi aspettarti di incontrare molte nuove persone che vorranno guidarti, aiutarti e addirittura supportarti nei tuoi grandi progetti. Per te Leone in cerca di stabilità, la tua missione sarà quella di non resistere alla persona che vuole restare nella tua vita a lungo termine, perché ti sosterrà anche mentre costruisci una carriera e una reputazione uniche per te e per la tua famiglia. Vergine,
Sei una persona piena di disciplina, che non ha paura del duro lavoro, ma a volte puoi diventare iperconcentrata sul fare le cose in modo sempre più specifico. Nel 2021 sarai spinto a lasciare un lavoro o progetti che ti restituiscono molto poco rispetto allo sforzo che ci hai impiegato. Giove è nella tua sesta casa orientata al dovere per la maggior parte dell'anno, offrendoti un'abbondanza di opportunità, compiti e addirittura responsabilità. Sarà importante che tu dica sì solo alle cose che sono veramente gratificanti e significative per te. Il 2021 è un momento eccellente per rivisitare una passione o un hobby che ti ha portato molte soddisfazioni in passato, ma sarà anche il momento per dire addio agli ex amanti per sempre e lavorare per migliorare il tuo approccio per gli appuntamenti futuri. Bilancia. L'autenticità è uno dei temi principali del 2021. Come bilancia sai spesso cosa dire e cosa fare, tuttavia con Saturno e Urano in quadratura puoi aspettarti alcune importanti esperienze di autodefinizione quest'anno, sia attraverso le tue attività creative, sia liberandoti di persone malsane. Il 2021 non sarà solo lavoro e niente svago, tuttavia con Saturno nel mix è probabile che cercherai una connessione più adulta con qualcuno con cui davvero vuoi essere te stesso. Con l'aiuto di Giove potresti avere un po' di fortuna nel reparto amore. Sarà il momento di rivalutare i tuoi legami e responsabilità familiari, dove ti devi applicare molto di più. Per il tuo spazio vitale sarà necessario ridipingere e riorganizzare la casa, perché è anche possibile che tu stia per allargare la famiglia. Scorpione. Cercherai un mix di stabilità e libertà nel 2021 e sarà possibile avere entrambe le cose. Ciò principalmente si riduce a quanto ti senti a tuo agio dentro di te e quanto ti senti libero di essere te stesso. Con Urano in Toro scoprirai che ciò di cui hai realmente bisogno cambierà. Avrai voglia di entrare in contatto con persone che non solo ti aprono a cose nuove, ma ti danno anche la libertà di esprimere te stesso. Giove in Pesci, infine, porterà i riflettori anche nei tuoi talenti, il che ti aiuterà ad aumentare la fiducia nelle tue potenzialità. Questo potrebbe anche tradursi in qualcosa di nuovo in termini di carriera. Nel 2021 ci saranno molte nuove opportunità per te per trovare un nuovo amore, se sei single, o guarire dal crepacuore se sei già impegnato. Sagittario, stai per subire un restyling totale nel 2021, soprattutto per quanto riguarda la tua mente e il tuo corpo. Saturno in quadratura e Urano in Toro ti spingeranno a cambiare meglio le vecchie abitudini e ad essere più selettivo riguardo a ciò a cui dedichi la tua concentrazione e il tuo tempo. In qualità di Sagittario, amante dei viaggi e della libertà, non conosci limiti quando si tratta di sfruttare tutta la tua generosità che la vita ha di offrirti. Ma Saturno, al timone, lavora per aiutarti a rendere la parola no un punto di riferimento nel tuo vocabolario. Il 2021 sarà il momento perfetto per lavorare ad un nuovo, importante e grande progetto che ti spingerà a sviluppare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Capricorno. Liberazione. E questo è il grande tema per te nel 2021, perché la Luna in Acquario fa quadrare tutto l'anno per aiutarti a rivalutare le tue potenzialità. Ciò perché potrebbe significare ristrutturare le tue finanze in qualche modo, come accettare una riduzione temporanea dello stipendio alla ricerca di un nuovo lavoro più soddisfacente o dare un'occhiata a dove ti sei sottovalutato. Con un fortunato Giove potresti non dover cercare troppo duramente un lavoro che sia finanziariamente più gratificante per te. Sarà il momento di riaffermare il tuo impegno per l'amor proprio e l'apprezzamento per gli altri. Se stai cercando di modificare il tuo look in questo momento, sperimenta alcuni nuovi stili, ma non impegnarti in nulla finché non sarai davvero convinto al 100%. Acquario, è ora che tu ti metta al lavoro. Con Saturno che si muove nel tuo segno dall'inizio dell'anno, puoi aspettarti di fare grandi cose nel 2021. Alcuni di questi lavori potrebbero includere l'assunzione di maggiori responsabilità, in modo da poter comandare e prendere il tuo giusto posto sotto i riflettori. Hai lavorato per liberarti da tutto ciò che ti ha tenuto legato al passato in modo malsano. Finalmente impari a sviluppare abilità nuove e migliorare i tuoi trigger emotivi. Sappi che il 2021 ti porterà molti doni e opportunità di avanzamento. Giove ti mostrerà anche quanto puoi fare e soprattutto quanto in alto puoi arrivare, anche se potrà spingerti a trasferirti. Questa eclissi può anche portare malumori tra te e il tuo partner o un membro della famiglia. Anche se la situazione potrebbe essere sconcertante, l'intento è di aiutarti a salire di livello. In amore hai bisogno di un time out prima di ripartire. Pesci.
Sei una persona intuitiva e piena di sentimento per natura. Dal 2021 aspettati di lavorare per superare qualsiasi rimpianto che hai del passato o qualsiasi paura che potresti avere per il futuro. In molti modi questa combinazione nel 2021 ti spingerà a concentrarti su qui e ora. Scoprirai che qualsiasi cosa ha un significato per te, come un regalo o un avanzamento in carriera, che ti troveranno proprio nel momento esatto in cui ne avrai realmente bisogno. Grazie a Giove, aspettati di avere soldi, opportunità e attenzione praticamente infiniti. Nel 2021 rivaluterai le tue vere e vecchie amicizie e conoscenze. Sappi che man mano che sali di livello, non tutti saranno adatti a partecipare alla tua corsa.